Ma ci sono stati quindi degli elementi nuovi, sì, dell'indagine, che questo diciamo che è il punto importante, no? Che andiamo un po' ad analizzare, sì, sul delitto di Pierpaolo Pasolini. Fondamentalmente potrà sembrare un paradosso, ma noi in realtà siamo partite da dalla prima inchiesta giornalistica, anzi chiamata in gergo controinchiesta, perché seguiva parallelamente quella giudiziaria all'indomani dell'omicidio, e quella appunto svolta da Oriana Fallaci e dal collaboratore Mauro Volterra, che nell'europeo seguivano per conto loro appunto un'inchiesta giornalistica, e hanno tirato fuori degli elementi sempre concernenti la borghesia, la borgata romana. E noi siamo partiti da alcuni punti di quell'inchiesta, e poi quasi automaticamente ci siamo ritrovati ad intercalarci in quello che lei aveva scoperto, con dei nuovi elementi. Innanzitutto possiamo dire questo, che la nostra inchiesta parte da un punto fondamentale, che è la presenza di un'altra macchina, e che diciamo la storia giudiziaria non aveva ufficialmente, comunque anche fino ad oggi, non ha mai riconosciuto come altra presenza, e che poi sarebbe, secondo quello che abbiamo anche diciamo così scoperto attraverso le parole di un nuovo testimone che è presente nel racconto, e di cui non abbiamo fatto il nome per ovvie ragioni. Certo. Questa macchina è la macchina, sarebbe, usiamo il condizionale come sempre, sarebbe la macchina con la quale il corpo di Pasolini è stato sormontato. Quindi non come la versione ufficiale, sì, che voleva Pelosi passare con la macchina di Pasolini sul corpo. Ma c'era anche il discorso di impronta di gomme, no? Diverse sul corpo, non diverse, erano sempre le stesse, per essere due macchine, no? Quindi magari le sì, gomme ma erano... una sola è passata sopra il corpo. Sì, no, dicevo poi durante l'eventuale diciamo omicidio, in qualche modo, al di là che una sola è passata, ma diciamo durante le impronte sul terreno erano diverse. Esatto, perché è quello che stavo per sì, stavo, poi, stavo a, cercando a parte, di capire a parte la macchina, ovviamente data la presenza di molte altre persone lì, si parla almeno di 5-6 persone arrivate con una moto e appunto un'altra macchina targata Catania. Insomma, sì, il terreno dello scalo di Ossia era bello frequentato. Questo sì, appunto, giuridicamente nel processo, questa cosa della moto, della macchina targata Catania, eccetera, non sono mai state prese in considerazione? No, perché hanno fatto un errore tra i svariati errori che hanno fatto all'inizio gli inquirenti, è stato quello di non delimitare la zona dell'omicidio. E quindi bambini che giocavano al pallone, gente che arrivava, faceva le foto, persone, anche gli stessi abitanti delle allora baracche, che stavano lì, che comunque, come si dice oggi, inquinavano la scena. Ecco, questo non ha permesso di delimitare alcuni elementi che potessero forse portare a del... Beh, interessante quello che dici, che c'è praticamente questo testimone, questa persona che, diciamo, se ho capito bene, era presente... Non era presente, ma era, come molti in quel periodo, era uno dei ragazzi di borgata che sapevano e che sanno come è andata quella però notte. Sai, io faccio in questo caso l'avvocato del diavolo, sì. Allora un conto magari che era lì, un conto che praticamente qualcuno che magari ha frequentato Pasolini, ha frequentato diciamo il giro pasoliniano dei ragazzi che praticamente con cui lui poi certo, è sempre si frequentavano, un racconto derelato, certo. Ecco, esatto, quindi è un po'... infatti non ci siamo basati solo sul suo racconto, certo, abbiamo certo incrociato il suo racconto con altre cose. Certo, e per esempio ecco la cosa
ulteriormente interessante. Quindi questo è stato poi correlato da cosa? Cos'altro, diciamo, avete in qualche modo, no? Quando poi si dice più indizi fanno, sì, fanno una sorta di prova. Beh, un altro elemento interessante e innovativo dell'inchiesta è che poi fotografa appunto la presenza di più persone sul luogo del delitto, è questo personaggio che il Pelosi stesso ha voluto sempre lasciare un po' fuori, il Mastini, e che lo ha lasciato fuori proprio con una verve particolare, confermando, affermando ogni volta che lui non c'entra nulla nell'omicidio, ma in realtà ci sono indizi diversi che sempre hanno portato a lui, ma è sempre stato tenuto fuori anche dall'attività, diciamo, degli inquirenti, mentre la presenza calzare nella macchina che corrisponderebbe alla scarpa, quindi al numero del suo piede, perché lui era, insomma, tanti elementi. Ma la cosa importante, non solo abbiamo ricordato quello che era venuto fuori, che comunque non è stato ritenuto importante dagli inquirenti, abbiamo contattato un altro testimone che ha condiviso per un periodo nel 2002 il carcere con Mastini, e che ha raccontato di un ruolo interessante che sempre avrebbe ricoperto Mastini all'interno di quel carcere, perché lui, diciamo, doveva essere un delinquente comune. Quel carcere era un carcere in cui venivano rinchiusi detenuti di stampo politico. Infatti il nostro altro testimone, che invece ha nome e cognome nell'inchiesta, Paolo Dorigo, appartenente a gruppi di estrema sinistra, allora ci ha confermato appunto ci ha confermato la presenza di Mastini all'interno del carcere e il ruolo strano, ma anche, insomma, poi la sua la ritrosia del Mastini nel dire che veniva nominato appunto Johnny lo Zingaro, come viene, insomma, sì, riconosciuto, sì, sì, qui, sì. Il ruolo particolare di cui parliamo noi è questo, un po' di tenere d'occhio, come dire, personaggi in quel momento, detenuti politici che venivano appunto tenuti in carcere. E, insomma, è importante capire perché una persona come Mastini, con alle spalle tre condanne per ergastolo, quindi tre ergastoli, si trovasse in quel carcere in quel momento a fare che cosa e perché tuttora è a piede libero. Questo non si è mai capito. Ho capito. Quindi questa cosa l'abbiamo intercalata al racconto del nostro testimone, perché il nostro testimone ci ha parlato del Mastini e ci ha detto, ci ha confermato che lui era lì, era presente quella notte. Ho capito, quindi praticamente questa persona è, diciamo, ha sulle spalle degli ergastoli, però in realtà non li sta scontando. Questo è forse è uscito per ovviamente ci saranno dei benefici, comunque delle norme, no, sai, lavora, esatto, magari. Sì, 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 però diciamo che ha un ruolo un po' strano all'interno anche di tanti fatti criminali in Italia. Beh, comunque è lodevole, ripeto, quello che state facendo, perché comunque è anche una cosa coraggiosa, no? Il fatto che si possa indagare, si possa approfondire un discorso del genere, quindi, insomma, vi faccio tanti complimenti. E questo, grazie. Poi, come dicevo anche con il nostro amico Paolo Cucchiarelli, questo è un certo tipo di giornalismo vero, no? Il giornalismo dovrebbe essere poi quello di fotografare quello che, insomma, presumibilmente se cercate, no, ci terrei a dire una cosa. Di solito le inchieste contengono una tesi. Questa nostra inchiesta, in realtà, che poi è fatta anche di altri elementi, come per esempio una fonte riservata che ci ha mandato, diciamo, una mail, perché sapeva che stavamo, insomma, ricercando una cosa molto particolare, un verbale che attesterebbe la presenza della macchina di Pasolini a luna di notte in un posto sulla Tiburtina.
Spieghiamo allora, sì, spieghiamo questo nesso, quest'altro fatto per, cosa comporterebbe questo tipo di, no, di sì, verità, chiamiamola, sì, di verità. Questo è un altro, forse anzi è il nodo fondamentale. Secondo noi, intanto lo dico chiaramente, e quindi parlo anche per la mia collega, signor Pino Pelosi non è stato fermato, ma è stato consegnato in qualche modo quella notte. Quindi la, diciamo, la verità ufficiale è che lui viene, diciamo, fermato in contromano sul lungomare di Ostia alla guida della macchina che poi si scopre essere di Pasolini. Un'ora dopo collegano la morte dello scrittore e lui afferma, sì, insomma, che era stato fermato lui all'epoca. Quindi no, che era stato lui ad uccidere Pasolini. Questo succede, queste sono le dinamiche. Però lui non adesso dicevo, non conferma che poi è stato preso, no. Questa versione qui la conferma sempre. Secondo quello che abbiamo ricostruito noi, quindi questa presenza eventuale di altre persone e l'utilizzo di un'altra macchina che ha sormontato il corpo di Pasolini, mentre con la macchina di Pasolini si fuggiva, si consegnava al Pelosi e si portava questa macchina sulla Tiburtina. Noi abbiamo ricostruito questa parte perché c'è un nodo fondamentale in tutto, è che la famiglia erede delle opere di Pierpaolo Pasolini invece continua a negare, cioè la presenza di questa macchina sulla Tiburtina, che invece in un primo momento la cugina, la convivente di Pasolini, aveva confermato. Perché dice era stata confermata in un primo momento che quella macchina effettivamente, sì, era lì. Verbale c'è questa. Lei inizialmente dice: mi hanno chiamato che hanno rinvenuto la macchina di Pasolini a luna di notte. E questa macchina sta sulla Tiburtina. Il che poi dopo, però, il verbale non c'è che riguarda questa. Noi abbiamo passato tutto questo periodo a cercare questo verbale. Non l'abbiamo trovato, ma abbiamo, diciamo, ricevuto una confidenza da una persona che è molto vicina in alcuni ambienti così segreti e che ha confermato l'esistenza di un faldone che conterrebbe questo verbale, ma non solo il verbale, tante cose sottratte durante questi anni. Allora, quindi noi, insomma, tante cose, sì. Sì, come dicevamo all'inizio, nonostante il processo, due inchieste chiuse in fretta e furia, l'ultima aperta ormai nel 2010, sì, no? Su richiesta del penalista Stefano Maccioni, la criminologa Simona Ruffini e il supporto del compositore e scrittore Guido Mazzon, cugino dell'intellettuale diversamente schierato rispetto alla famiglia sul caso, depositata sì, nel 2009. Questa cosa la spiego. Esatto. Nel 2009 il penalista insieme alla criminologa che avevano fatto le loro indagini e che hanno portato un nuovo testimone, Silvio Parrello, che è un poeta di Via Ozena di Monteverde che da anni cerca da solo la verità su Pasolini, sono in tanti alla fine. Lui ha depositato la richiesta, però diciamo che l'apertura ufficiale l'ha così sprigionata un po' un fatto politico, cioè l'esploit dell'ex senatore Dell'Utri che davanti a un'intervista a Milano disse che aveva visto questo famoso alcune veline dell'appunto 21, che è, per chi non lo sa, il modo in cui Pasolini nominava i futuri capitoli di Petrolio, uscito poi postumo nel 92. Quindi da quella sortita ci sono state anche molte così interferenze, spinte politiche all'interno, insomma, nel 2010, che hanno richiesto a più voci di riaprire l'inchiesta.